Buona vista a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento qui a Pokémon Ultraluna Blind Lock. Nello scorso appuntamento siamo riusciti con tantissime difficoltà a battere il dominante Mimikyu. Ragazzi, stavo addirittura per perdere, quindi se vi siete persi lo scorso episodio andate subito a recuperarlo. Quest'oggi dovremo tornare inizialmente all'interno del supermarket, ci andiamo subito. E nel frattempo vediamo immediatamente che Pokémon incontriamo per appunto provare la cattura. Mentre stavo riuscendo così a caso... Klefki. Interessante. Klefki potrebbe essere interessante perché folletto, acciaio. Direi che mi potrebbe interessare anche addirittura inserirlo in squadra. Beh, sì, potremmo provarci. Andiamo a fare tripletta in modo tale che possa addirittura... Attenzione, assorbi bacio. Che possa addirittura cambiargli lo stato. Ho messo Inox per primo apposta. Non è molto efficace, va bene, riproviamo. Tripletta. E poi continueremo ovviamente, come stavo dicendo prima, nella nostra avventura. Ragazzi, mi raccomando, tanto supporto e grazie mille a chi ha appena lasciato un pollicione all'insù, perché è davvero il migliore. Ok, scottato, non ti tocco più e provo subito la cattura. Borsa, ho lasciato addirittura lo spazio per te, Klefki, in squadra. Cioè, ho un Pokémon in meno perché ho detto... Intanto vediamo chi catturo. In caso così lo inserisco subito in squadra. Perché speravo in effetti un Mimikyu, ma anche Klefki potrebbe andar bene. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Anche perché Mimikyu in realtà è parecchio difficile da trovare, quindi sapevo che non ci sarei mai riuscito. Però il Klefki... Sì, interessante. Interessante. Soprattutto per il suo tipo folletto. Dopo che nella scorsa puntata, beh, ne abbiamo perso uno. Vabbè, lasciamo stare. Certo, condivide con Inox il tipo acciaio, però va bene. Diamo un soprannome a Klefki e lo chiamiamo, anzi, dato che è femmina, bene, la chiamiamo Mazzetta. Proprio così, Mazzetta. Mazzetta di chiavi, anche se può significare anche un'altra cosa, Mazzetta. Però, intanto, noi ce la teniamo così. Grande Mazzetta in squadra e direi che possiamo continuare... Abbiamo fatto la cattura anche nel percorso 14. Sempre meglio che non farla come nello scorso percorso. E infatti mi sto trovando un po' in difficoltà a dover sostituire certi Pokémon, perché non ho molto in effetti nei box. Ho un Ekans, un Crabrawler che non si può evolvere, un Meow forma Lola, e un Firo, un Ditto e roba del genere, insomma. Quindi Klefki, tu devi durare. E anche tutti quanti gli altri. Ok, squadra in perfetto ordine, andiamo, let's go. Che hai, Rotom Dex? Perfetto, ora stai meglio, mi manda pure i bacini addirittura. Allora, andiamo a fare... Lo faccio quasi sempre, lo stat roll, come si chiama. Perfetto, per avere questo che è... Dimmi che è quello dell'esperienza. Solding roll. Ok, va bene. Va bene, va bene. Andiamo avanti. A questo punto, una volta che abbiamo ottenuto un nuovo cristallo... Attenzione, c'è Plumeria con Au. Che succede qui? Ma guarda, avete fatto più in fretta del previsto. Caro mocciosetto, a quanto pare hai dato del filo da torcere ai miei colleghi, eh? Ma ora ci penserò io a raddrizzarti la schiena. Subito? E non dire che non ti avevo avvisato. Ti avevo detto che se mi capitavi di nuovo tra i piedi ti avrei mostrato di che cosa sono capace. Subito, ragazzi. Oh mio Dio, aiuto. Help me. Help me, ragazzi. Non me l'aspettavo subito, non me lo ricordavo subito. Ha due Pokémon, vediamo chi è il primo. Speriamo comunque di farcela. Golbat. Ok, va bene. Abbiamo Inox noi per primo, quindi se la può cavare. Livello 37 però questo Golbat, attenzione. Andiamo di Scintilla, speriamo che non faccia stordiraggio. Attacco d'ala, va bene, lo reggiamo. Va bene Scintilla, vai. Lo regge anche lui tanto. Facciamo così allora. Mossa Z, giga scarica folgorante, attacco d'ala e vai di mossa Z. Vai di mossa Z, Inox. Così? Più o meno? Sì. Vai. Il potere Z circonda Inox. Anche la musica che si sente adesso molto piano, quindi la sentiremo dopo, di Plumeria è molto figa. Sono sempre varianti del Team Skull che mi piacciono un sacco. Golbat, mi sa che questa la subisci un po' più pesantemente. E infatti va giù, perfetto. Ottimo. Ottimo. Perfetto, go. Mindhack livello 42, Dakota 42.
Contrattacco? Non credo che mi serva contrattacco, vediamo. Mossa di contrasto ogni attacco fisico? No. Non far dimenticare. Ok, vediamo chi è il prossimo. Salazzol. Ok, cambia Pokémon e mettiamo proprio Dakota. Perfetto. Perché Inox comunque potrebbe andare bene contro il veleno, ma non contro il fuoco. Quindi andiamo invece di Dakota, facciamo forza equina. 38 Salazzol. Ok. Dobbiamo allenare tanto i nuovi ingressi, ragazzi. Lancia fiamme. Attenzione, speciale. Aia. Aia, fa male. Fa male. Forza equina, vai. Anche questo fa male. Mi dispiace. Perfetto. Ciao Plumeria, è stato bello. Ciao. Allora, vediamo che è successo qui. Ha detto che siamo arrivati giusto in tempo. Magari abbiamo salvato la situa. Devo ammettere che te la cavi bene nella lotta. Ora ho capito perché le mie reclute non sono riuscite a liberarsi di te alla svelta. Ma apri bene le orecchie se vuoi riavere il Pokémon. No, già l'hanno rapito! Appo, è da solo. Il boss ti aspetta per dirti un paio di cose. Se ne vanno tutti quanti facendo così. Hanno rapito il Pokémon, ragazzi. Ah, le sfide in cui bisogna vincere per forza non sono per niente divertenti. Tutto a posto, ragazzi? Insomma, non sono riuscito a proteggere il Pokémon. Dovete fare una sola cosa. Povero Yangoose. Vabbè, in effetti erano parecchio scarsi. Quei prepotenti. Incredibile, stavolta sembra persino che abbiano usato il cervello. Ma il Pokémon è lì. Hanno detto che se arrivo... ok, non hanno rubato Cosmog. Ok, bene. Chi se ne frega, allora, lasciamolo lì. No, vabbè, ok, andiamoci. Hanno detto se rivoliamo indietro il Pokémon, Frank deve andare a Po da solo. Il Team Skull si è impossessato di Po e ne ha fatto il suo quartier generale. Ah, lungo il percorso 15 c'è un tizio in kimono, forse lui potrebbe darti qualche consiglio. Quel tipo sa davvero tutto sui Pokémon che si spostano sulla superficie d'acqua. Tieni, è per te, aiuta il nostro Yangoose, per favore. Grazie. Vabbè, dai, il regalo migliore che potesse farmi, non mi aspettavo di meglio. Ok. Ok. Dobbiamo andare a Po. Credo che sia abbastanza lontana. Adesso vorrei un attimo andare al centro Pokémon per comprare delle cure. Vi ricordate, nello scorso episodio ne abbiamo usate tantissime. E durante la lotta di Plumeria mi è venuto il flash e ho detto: aspetta, ma io non ne ho cure, perché le usate tutte. Quindi, vabbè, mentre ci siamo curo tutti. E poi andiamo attraverso il percorso 15, che dovrebbe essere quello d'acqua. Insomma, dobbiamo andare con lo Sharpedo, forse, se non ricordo male. Quindi andiamo qui, dovrebbe essersi sbloccato qualche altro oggetto. Perfetto, compra. E andiamo a utilizzare, a parte le Ultra Ball che ne ho un pochine. Perfetto. Andiamo a prendere tante Iper Pozioni, tipo 19. Perfetto. Ok, ne ho di repellenti 9, 5, vabbè dai, ce l'ho. Andiamo. Siamo pronti per partire. Panam, panam. E andiamo. Giù, su. E ci siamo. Il Tauros lo uso un sacco, ovviamente, perché è il più veloce. Ok, lui l'abbiamo già sconfitto, ciao. Tizio in kimono. Belle scarpe. Stai facendo il giro delle isole? Cosa ti porta in questo posto sperduto? Cerco il Team Skull. Capisco, insomma, hai le tue ragioni. Beh, vediamo se la fortuna ti arride. Lancerò una moneta, testo o croce. Nessuna delle due. Ah, ti ho fregato, mi sa, eh. Attenzione. Caspita, complimenti per il fiuto. In effetti avevo intenzione di far intercettare la moneta a mezz'aria dal mio Skarmory. Sei decisamente un allenatore fortunato. Aggiornerò il tuo chiamapassaggio, avrai al tuo servizio Sharpedo. Ah, ti ho fregato. Ok. Sai come funziona, vero? Va bene, sì, lo sappiamo. Ciao. Oltre il percorso 16 c'è la città di Po, ma è completamente sotto il controllo del Team Skull. Non è il caso di piccanasare da quelle parti. Ok, è là sotto, perfetto. Allora, tu vuoi lottare? No. Ah, viene da Yunme. Direi di poter utilizzare... Aspetta, perché forse da qua mi mette Lapras. Utilizziamo Turbo Sharpedo invece. Allora, come primo Pokémon adesso potrei far livellare tanto Inox.
E ne ha pure bisogno. Quindi, let's go! Con la prima lotta! Sì, la nuotatrice migliore al mondo! Oh yeah, Daphne, nuotatrice! Ok, va bene, va bene, va bene, va bene, ci sta, un problema di tipo acqua, siamo nell'acqua, mi sembra giusto. Ok, Inox, fagli vedere la tua scintilla, Inox. Anche se dovresti imparare a utilizzare qualche mossa di tipo elettro speciale, piuttosto che scintilla, perché non è il massimo la tua, il tuo attacco fisico. E infatti... attenzione! Vabbè che lui recupera un po' di vita, però rimane sempre gialla, quindi siamo oltre la metà. Vai ancora di scintilla, forse ce la fai a batterlo e sali pure di livello. Perfetto. Almeno deve arrivare al 38 prima di entrare a Po. Magari lo alleno un pochettino anche io off camera. Ok, la prossima scelta sarà Lumineon. Va bene. Bello. Lotta. Ma io faccio il potere Z, tanto è l'ultima. Cioè, è l'ultima. È l'ultimo Pokémon questo avversario, quindi andiamo ancora di Giga Scarica Folgorante. Una cosa del genere, più o meno. Let's go! Guardate com'è incavolato il nostro Magnezon! Il nostro Inox! Vai Inox con Giga Scarica Folgorante! Si carica da 1000 e poi spara una Giga Scarica Folgorante, in effetti, quindi... Yeah! Addio! È stato bello, è stato divertente giocare in allegria, ma... Mazzetta sale a livello 32. Attacca lite. Assorbivace, trucco difesa, ripicca. Beh, non è che abbia una bellissima serie di un bellissimo moveset, eh? Però attacca lite non la migliora, non migliora niente. Allora, sconfitta lei, mi sa che al nord... A parte che qua possiamo fare anche una cattura. Se... Aspettate! Mi sono ricordato una cosa. Dov'è? Dove sono? Qua. Aspettate un attimo. Caramella, revitalizzante. No, non sono qua. Allora saranno qua. Super repellente, perfetto. Mi sono ricordato una cosa, che c'è un pezzo di terra. E siccome a me i Pokémon di tipo acqua in questo momento non mi servono, quindi forse riesco a fare una buona cattura qui. Vai, perfetto. Ok, ottimo. Quelli tipo acqua, come ho detto poco fa, non mi servono, quindi era inutile cercarlo lì. Mentre lo cerchiamo qua. Ok, dovrò camminare un pochettino, ma fa niente. Nel frattempo, Brett, surfista. Vediamo se ti devo fare... Se ti devo fare una mossa di nuovo, una super mossa Z potentissima. Ma sì, dai, così ce lo togliamo subito. Lotta, potere Z. Di solito non le utilizzo così tanto le mosse Z. Aia, surf. Vabbè che dobbiamo reggerlo, però è una bella mossa, eccolo. Infatti mi ha tolto tantissimo. Ok. È più o meno così, quello di sopra su e quello di sotto giù, così. Dai, mossa Z. Vai, giga scarica, sfolante. Dai che lo buttiamo giù. Ok, ciao Brett, è stato bello. Au. Oh no, per poco, va bene, abbiamo sconfitto Brett. Allora, andiamo a prenderci un Pokémon magari da questa parte. Qua che c'è, il Surf Mantine? What? Che è sta roba? A parte che qua c'è un MT. Acrobazia. Non ho Pokémon. Ah, là c'era un adesivo del dominante a destra. Ma che è sta roba? Ah, ma qua. Ah. Ok, ma non c'è niente da fare. Wow, grandi. È un edificio inutile. Perfetto, aggiungiamo edifici inutili in modo tale da far perdere tempo a Frake, che vuole andare a Po a salvare il piccolo Yanguse. 39 adesivi del dominante, ne manca solamente uno per poter dire ehi, voglio un Pokémon dalla forma di un dominante. Pelipper! E vai! Comunque un Pokémon che non mi serve, perfetto. Inox.
Piovischio. Ah, però Piovischio non sarebbe malaccio, però in questo momento avrei già Mindhack. Vabbè, facciamo così. Utilizzo intanto una super pozione su Inox. In realtà potrei mettere Mindhack in modo tale che il Piovischio non serva. Perfetto, sfoga energia. Ottimo, bravo. Lotta. Tripletta, vai. Lancio, fallisce, bravo. Questo Pelipper mi sembra molto bravo. E andiamo a utilizzare una bellissima Pokéball. Subball va bene. Rapid Ball, Peso Ball, Timer Ball, Escaball. Proviamo una Subball. Vivono in acqua. Lui non è che vive in acqua, è volante, però è anche d'acqua. Vabbè, proviamo. Non so mai se va bene la Subball contro un Pelipper. 1, 2, 3. E invece è uscito. Grande Pelipper. Sei così utile che mi fai degli attacchi inutili, però poi mi fai sprecare le Pokéball. E quindi andiamo di un Ultra Ball normale. Ok. 1, 2, 3. Bam, preso. Ragazzi, per un attimo, dato che ho pensato a Toucannon, ho pensato che andando a Po dovremmo affrontare di nuovo Guzman. E io già ci ho perso un Pokémon contro Guzman. Va bene. E non ho più infatti Toucannon. Ottimo. Va bene. Va benissimo. Perfetto. Registrato. Ok. Pesche Wishiwashi. Va bene. Voglio dare un soprannome? Yes. Allora, come lo posso chiamare questo Pelipper? Come lo posso chiamare? Ti chiamo Gigi. Ragazzi, dei nomi seri. Dei nomi serissimi. Gigi, il pellicano Pelipper. Ottimo, andiamo in box del PC, perfetto. Tanto non ho molta voglia di utilizzarlo, eh. Mettiamola così. Comunque, andiamo avanti. A questo punto voglio utilizzare di nuovo il super pellente. Ah, è ancora attivo? E comunque è spuntato il Pelipper perché era di un livello superiore al nostro Inox. Perfetto, ottimo. Allora, andiamo a sfidare anche lui. Sì, sì, la tua strategia mi fa paura. Va bene. Tutti questi movimenti, Valerio, prendi e porti a casa. Ma chi ti credi di essere? Tentacruel. Ma cosa credi di fare? Che cammini sulle acque. Ma anche io cammino sulle acque. Ma che sta succedendo? Lotta. Io faccio ancora il potere Z perché me lo voglio togliere subito. Bolla raggio. Incredibile. Bolla raggio su Inox. Mi ha fatto anche più male di quanto mi aspettassi. E quindi oggi la giornata di Inox con la sua mossa Z. Assolutamente. E andiamo avanti. Andiamo avanti, anche se... Ecco, perfetto, ce l'ho fatta. Giga scarica folgorante. Era ovvio che utilizzassi lui per allenarlo durante questo percorso tutto acquatico, ragazzi, quindi... Di certo non metto Felix per primo. Ok. Grazie, grazie Valerio, che prendi, porti, dai, dici blub. Vabbè, lasciamo stare. Blub. Ok, c'hai ragione te. No, siamo quasi arrivati. Quindi no. Andiamo di qua. Andiamo di qua. L'unica roccia che non può frantumare, l'andiamo a prendere noi. E questo che è? Ah, ci sono due allenatori, Subball. Allora, chi posso mettere? Pokémon. Posso mettere. Vabbè, Mindhack, dai. Va bene. Andiamo a lottare anche contro di loro. Venite qua voi. Addominali. Più Kyubuko è corsola, Va bene. Va bene. Guardali tutte e due fieri. Coppia di bagnanti. Ma che Frillish. Ah, pensavo mandaste più Kyubuko e l'altro che avete detto. E invece no. E va bene, dai. E va bene. Antimeteo. Andiamo a utilizzare Scintilla contro... Perché super efficace su Mindhack? Che me frega? Su di lui. Lotta. Andiamo a utilizzare Idrondata sempre su di lui, così in caso ce lo togliamo.
Ah no, assorbi acqua. Assorbi acqua ancora. Non me lo ricordavo. Raga, mi dispiace, non me lo ricordavo. Oh, Inox. Oh mio Dio, no. No, Inox, no. Inox, no. Please, Inox. Resistix. Resisti, Inox, resisti. Scintilla, buttalo giù. Buttalo giù, buttalo giù. Ah. Ok, facciamo così. Borsa. Borsa, borsa, borsa. Questi qua sono abbastanza complicati. Iperpozione su Inox. Lotta. Cozzata Zen su questo Frillish. Vai. Iperpozione su Inox. Perfetto. Cozzata Zen, così ci togliamo quel Frillish. Credo. Spero. Perfetto. E uno è andato. Ok. Mazzetta, grandissima mazzetta. Surf. Ok, adesso comunque non dovrebbe farci tantissimo, quindi... Ok. Allora, ma facciamo la nostra solita gigascarica folgorante del giorno. Ok, uno e cozzata Zen, due, vai. Ah, cozzata Zen è più veloce Mindhack. Bravo, bravo Mindhack. Ok, funesto vento. Ok, per me va bene. Solita mossa. Oh. E vai di giga scarica folgorante. Ci siamo quasi ragazzi, siamo quasi arrivati a Poe. C'è un centro Pokémon, poi dopo c'è un piccolo pezzo di percorso che farei oggi, in modo tale che nel prossimo appuntamento andiamo proprio direttamente a Poe. Bam. Ciao Frillish. E abbiamo vinto. Dai dai Inox, avevo detto almeno al 38, quindi devi salire un po'. Mazzetta ovviamente deve salire tantissimo. Allora, qui abbiamo preso tutto? Yes! Quindi andiamo. Andiamo da questa parte. Turbo Sharpedo. Vai! E siamo arrivati. Perfetto, vedete, eravamo proprio a un passo. Però c'è un'altra allenatrice. Forza miei Pokémon, all'attacco! Vediamo che Pokémon hai. Speriamo qualcuno di tipo acqua, come poco fa, in modo tale da... Tre Pokémon. Senshu? Attenzione. Però è di tipo ghiaccio. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Mi piace, mi piace. 36, Cannon Flash. Vai. 36 e 36, più veloce Inox, Cannon Flash. Dovrebbe shottarlo. Perfetto, grande Inox. Inox sta diventando sempre più forte. Bravo, bravo. La prossima scelta sarà Hunter. Cambiamo Pokémon giusto per utilizzare anche qualcun altro. Come ad esempio The Rock, che non ho utilizzato molto negli ultimi episodi e quindi adesso lo utilizziamo, dato che ha sgranocchio. Ci serve lo stesso. Vai Hunter. Ok, livello 36, noi siamo al 41. Sgranocchio. E via, perfetto. E anche lui è andato. 42. Perfetto, The Rock, bravissimo anche tu. Punti esperienza, Mindhack sale al 43. Dakota sale al 43. La prossima scelta sarà Wigglytuff. Per Wigglytuff... cambia Pokémon. Assolutamente Inox. Inox, vai. Bene, 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 Inox si è unito bene al nostro team. Bravo, bravo Inox. Lotta Cannon Flash. Ragazzi, sto per dirvi una nuova lettera e codice, quindi prestate attenzione. La vado a prendere immediatamente. E vediamo un po'. La scorsa lettera era quella lì, quindi questa qui è questa. Ragazzi, la lettera di quest'oggi è una lettera e non un numero come le scorse volte. Ed è una R. Ragazzi, la lettera è una R. Una R di ragazzi, ok? Per capirci. La R di Roma. La R di... non lo so. Di Rocciotomba. Volevo dire qualcosa inerente a Pokémon. Percorso 16, la R di percorso. Ecco, giusto per essere chiaro. No, guarda, la lezione degli Spinda. Oh, ne ho 40. Gli Spinda non mi interessano. Il professor Oak, dimmi.
Sì, spiaggia di Kantai, perfetto. Poi ci andremo. Una volta... Mi ha fregato. Mi ha fregato. È la sua base super segreta. Giustamente, io volevo prendere l'MT che c'era là dietro, l'avevo vista. Agatha bimba ha un Pokémon. Mimikyu. Ai Mimikyu. Help. Help. Allora, va bene, 34. Direi di fare intanto Scintilla. Tanto non gli faccio niente. Lui utilizza finta, non dovrebbe farmi molto. Certo, se avessi allenato un po' di più Inox. Perfetto. Prima della prova del dominante sarebbe stato meglio. Però. Però fa niente. E adesso finiscilo con Cannon Flash. Cannon Flash! Spam! Sì, ragazzi. In realtà un Cannon Flash gliel'ho fatto meglio. Le ho fatto la mossa comunque di tipo acciaio. Solo che l'ha evitata, se vi ricordate. E questa cosa mi sta facendo rosicare tuttora. Ma va bene. Grazie, Agatha Bimba. E noi ci vediamo. Parpice X. Ok. Qua non c'è nient'altro, andiamocene. E... ok, qua si può trovare qualche Pokémon. Pipi su. Allora, facciamo così, vediamo un attimo qua. Siamo nel percorso 16. Centro Pokémon è Prato Ula Ula, va bene. E poi diventa... ah, ok, qua è Prato Ula Ula. E poi diventa il percorso 17, perfetto. Quindi qua possiamo fare almeno un po' di catture. Non direi di farlo al Prato Ula Ula perché ci sono solamente Oricorio. E non mi va tanto di avere un Oricorio. Quindi proviamo a farla qui. Però prima un attimo curo i miei Pokémon. C'era qualcuno che voleva lottare, mi sa, eh? Vabbè, intanto curo tutti. E poi andiamo a fare... a provare una cattura. Sto cercando di fare, ragazzi, un pochettino gli episodi leggermente più lunghi. In modo tale da fare tanta roba in ogni episodio. Andare molto, molto spediti. Perfetto. Ci siamo. Andiamo di qua. Ah, eccolo lì, il birichino che vuole lottare. Attenzione, vediamo che Pokémon si possono incontrare qui perché non mi ricordo. Ma è lo stesso di prima. Non ho cambiato percorso. È vero. E allora niente, lasciamolo così. Diciamo che lo volevo fare, stavo scherzando di fare la cattura ovviamente. Volevo solamente allenare un pochettino il mio Inox. Perché contro i Pelipper basta un colpo e li butta giù. Perfetto. Ero un attimino confuso. Che ci possiamo fare? Vedete, mazzetto sarà tre... l'ho fa... vedete, l'ho fatto apposta, ragazzi. L'ho fatto apposta. L'ho fatto apposta. Togliamo trucco difesa. Perché protegge chiuse gli alleati dalle mosse di stato. Poco mi interessa, ecco. Ok. Ok. Allora, direi di sconfiggere anche il tizio qui a questo punto. Sempre per fare... Ehi, che fai adesso? Perfetto. Stava andando. Ok. Direi di sconfiggere lui. E poi ci possiamo anche salutare. Così nel prossimo episodio andiamo. Oltre a Luigi, che lui si chiama Luigi. Luigi. Possiamo andare a Po. Piuttosto andrei anche. Oh, è tutto poco efficace. Allora andiamo di tripletta. Ah, pure difesa speciale X. Ci tieni tanto sto charge bug, eh? Scottalo. Niente, no, vabbè. Tripletta, vai. Vai. Niente. Va bene. Forte X. Non mi fa molto, però brutto colpo, grande. Tripletta. 1, 2, 3. Spam. Sgranocchio. Ok. Dai che forse adesso ce la facciamo. Tripletta. No. Acrobazia, beh, non dovrebbe fare molto. Perfetto. E l'ultima tripletta. Anzi, facciamo cannon flash. No, facciamo tripletta sempre, dai. Vabbè, dai, con il prossimo vedo anche di switchare in base al Pokémon. Non alleno sempre per forza Inox. Anche se c'è quasi Mach. In realtà Mac va bene lui, perché almeno ci evitiamo certe mosse di avvelenamento, di veleno. Quindi facciamo così, lotta e andiamo a fare un bel cannon flash. Fai di cannon flash.
Ah, qualcosina in più potevi fargliela, eh. Aia, privazione. Ai 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 ai. Borsa. Iperpozione su Inox. Ok, ovviamente non mi può togliere il cristallo. Ok, sgranocchio. Dai, reggili bene questi colpi. Andiamo a fargli il potere Z, su. Intanto effetto normale quello, effetto normale questo. Almeno così gli facciamo una bella mossa Z, che forse gli faccio più male. Ok. Quante volte l'ho utilizzato oggi la giga scarica folgorante? È scaricato! Si è scaricato Inox. E spam! Buttalo giù! No, eh? Ancora privazione. Guarda un po' quanti danni mi fa con privazione. Facciamo iperpozione e lo buttiamo giù adesso, il prossimo turno. Ah, questi Mac. Ah, questi Mac. Basta. Lotta. Muorici. Perfetto. Ok, via. Brutto colpo. Adesso, eh. Non lo facevi prima. 38, che vi avevo detto, ragazzi, deve salire almeno al 38. Infatti al 38. Ora per il prossimo lo faccio salire almeno fino all'80, spero. Cioè, almeno sarà questo il mio impegno. È ora del consiglio non richiesto. No, non c'è bisogno. Andiamo. Percorso 16 fatto. Andiamo, let's go. Attraversiamo il prato più spediti della... Eh no, perché c'è Vicio. E va bene. No. Oh, quel buon vento, Freke. Dove sei diretto? A po'. Oh, inteso bene, stai andando a po'. Non è lì che si sono radunati quelli del Team Skull? Quei buoni a nulla, sanno solo prendersela con i Pokémon. Ah, giuro che non so più cosa fare con loro. A ogni modo, visto che sei qui, vorrei approfittarne per chiedere la tua opinione. Vedi, io mi prendo la briga di andare in giro a verificare di persona come stanno i Pokémon, e sono anche l'unico che si preoccupa per il problema di Necrozma. Non convieni anche tu, che sono la persona più adatta a ricoprire il ruolo di direttore? Se me lo chiedi veramente, dico no. Però vabbè. Scusa, immagino che per un bambino... immagino che per te questi siano quesiti troppo astrusi. Senti, astruso ci sei te, chi non te lo dice? Or dunque, abbi cura di te, fai attenzione al Team Skull, io ti ho avvertito. Con quegli occhialoni pari un moscone. Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti e evitiamo, diciamo, tutta sta roba. Ecco qua. Anche se lei potrebbe avere un oricorio, quindi... Guardate come l'ho messa in pausa. Potrebbe avere un oricorio e sarebbe interessante batterla. Tanto per fare un'ultimissima lotta. Vai, andiamo. Conosci qualche Pokémon fortissimo? Magari i miei. Dai, dimmi che hai un paio d'oricorio. Uno, due. Graziella, graziosa. Sneasel. Va bene, dai, Sneasel. Sì. Inox. Va bene il Crystal Colpo. Livello 35. No, Crystal Colpo, Cannon Flash. Scusate, se anche prima forse ho detto Crystal Colpo invece che Cannon Flash. Intendevo l'uno o l'altro, mi ricordo. Vabbè, poco importa. Chi se ne frega. Una mossa di acciaio. Boom, esploso. E il primo è andato. Ok. Vediamo chi è il prossimo. Komala. Vuoi cambiare Pokémon? Cambiamo Pokémon. E mettiamo. The Rock ce l'ha. No, The Rock non ha mossi tipo lotta, quindi possiamo mettere Dakota. Che ha doppio calcio, vai! Ok. Komala. Sonno assoluto, va bene, lo sappiamo, grazie mille. Doppio calcio. Sbigo, attacco, attenzione, più veloce. Cioè, priorità. Ok, doppio calcio. Bam. Uno. Ok, ce la fa. Perfetto, grande. Ok, ciao. È stato bello. Ciao, grazie alla teenager. Ok, ragazzi, abbiamo fatto tanta roba. Siamo riusciti ad arrivare ufficialmente tra poco nel percorso 17. Ragazzi, qui ci dovrebbe essere un qualcosa. Mi ricordavo un centro Pokémon, ma il centro Pokémon, se non sbaglio, è dentro la città di Po.
Quindi ragazzi, direi che ci possiamo salutare. Nel prossimo episodio andremo qui a fare una cattura. Ci potrebbe essere un Gumi, ad esempio. Non so, uno dei tanti. E poi entreremo a Po e andremo, cercherò di fare tutto Po fino a Guzman. Quindi non dovete assolutamente mancare. Se questo episodio vi è piaciuto, tanti pollicioni all'insù. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate campanella sociale in descrizione così non vi perdete nulla. Hashtag DDG domanda del giorno, mentre saluto anche il Rotomdex, vi do appuntamento alla prossima. Non mancate, ciao ragazzi.